Finalmente si respira aria d'arte presso la Galleria Pagè Art Contemporanea ad Angri, diretta artisticamente da Elio Alfano, con una straordinaria ed eccellente mostra, Dualità. L'arte nella sua dualità attraverso l'immaginazione, gli sguardi, i silenzi, le parole. Leonardo da Vinci nel suo Trattato della pittura dice che la poesia è una pittura cieca, come la pittura è una poesia muta. C'è un rapporto di grande partecipazione tra poesia e pittura che lui pone come i due grandi giudici di quella che è la sua modernità. Oggi con questa mostra Dualità siamo di fronte a un circuito del genere, o meglio, a un cortocircuito dove la parola pensa l'immagine e l'immagine pensa la parola. Siamo con 16 artisti che hanno lavorato all'interno di un discorso molto particolare, ponendosi all'ascolto della parola. Tant'è che Dualità come mostra nasce nel 1992 da un progetto editoriale curato da Enrico Pulsoni, uno degli artisti che abbiamo in questa mostra, curato da Enrico Pulsoni in dialogo lui stesso con un grande editore, l'editore De Il Bulino, e nascono 15 volumi. Di questi 15 volumi abbiamo scelto non solo 15 artisti, ma anche un artista che è uno scrittore e che all'interno di uno di questi volumi ha deciso di scrivere anziché di proporre le proprie opere. E questo artista è Bruno Conte, lo cito e ne citerò poi anche altri, perché a Bruno Conte è stato dedicato, classe 1939, è stata dedicata di recente una grande retrospettiva alla Galleria Nazionale di Roma, come del resto proprio ieri è stata inaugurata una grande retrospettiva dedicata a Giulia Napoleone. All'interno di questa mostra, questa è una cosa davvero particolare, è che nell'arco degli ultimi 6 mesi abbiamo avuto appunto 5 artisti che sono all'interno di questa mostra e che si trovano oggigiorno nella Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma. Qui alla Pagè Art, finalmente l'arte a 360 gradi. Oggi è una giornata bellissima perché ho avuto la possibilità di poter esporre 16 artisti internazionali e vado fiero perché poi logicamente non è stata la mia capacità, ma c'è stata la capacità del critico d'arte Antonello Tolbe, che abbiamo unito insieme queste sinergie e abbiamo portato ad Angri opere veramente di grosso respiro. Sono artisti internazionali che espongono alla Quadriennale, alla Biennale, che stanno in tutti i musei, e alcuni di questi mo stanno esponendo al Museo di Roma, Galleria d'Arte Moderna di Roma. Quindi sono felicissimo, perché gli artisti, i locali, questi di Angri, no, le persone, possono veramente ammirare e avere una collezione importantissima nelle loro case.